Grazie, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, non so quando guarderete questo video. Questo è un video, scusate se mi ripeto, di ciclismo. E se il casco dov'è? Allora, sono a casa, ho fatto colazione mattina, sono ancora un po' così, un pochettino in cola, ma vabbè, mi sto riprendendo. E cominciamo subito a dire che non sono in Lombardia, ma mi trovo in un'altra regione italiana, dove è nato un grande, grande campione, del passato che purtroppo non c'è più, ma ci ha dato grandi, grandi soddisfazioni a livello ciclistico internazionale. Dunque, che cosa farò oggi? Dunque, farò una salita piuttosto lunga, che non ho visto, non so assolutamente com'è, sono studiato un po' al computer, eccetera, e dovrebbe essere un percorso di circa 40 km soltanto ad andare fino a su, arriverò a un valico, a un passo, e poi discesa, se tutto andrà bene, ok? Quindi, niente, dopo magari in viaggio parlando, come faccio di solito, vi spiego. Casco, bici e si parte! E ragazze, allora, come sempre si pedala e quello che vedete all'orecchio è il navigatore, perché qua, come ho detto anche stamattina, non conosco assolutamente nulla. Allora, sono in Emilia Romagna, svelato il trucco, svelato l'arcano, sono in Emilia Romagna, quindi la terra è quella di Marco Pantani, grande Marco, un saluto. Niente, allora, dall'Emilia Romagna, dalla regione quindi Emilia Romagna, passo alla Toscana. Il mio scopo è quello di arrivare al passo della Latigosa. So se si è visto qualcosa, devo scaricare ancora tutti i file della Action Cam di sopra, quindi non so niente. Qui è salita. È una salita nervosa, nel senso che ci sono punte in cui si sale, poi spiana, discese, cioè è un continuo cambio, è un continuo usare, cioè un continuo utilizzo del cambio, però vabbè, si fa, è pedalabile, ma per me che sono pesante e passista abituato quindi su strade piane, ci arrivo, ci devo arrivare, però è dura. Quindi niente, magari
dopo qualche consiglio sull'alimentazione, quello che ho mangiato stamattina, quello che mi sono portato dietro, perché alla fine dovrei chiudere con 80 km e passa, vediamo. Qua non è una salita e discesa, qua è una salita e discesa, pianura, salita e discesa, qua è macello. Quindi è praticamente la parallela di Sasso Marconi, giusto per intenderci. In autostrada Sasso Marconi. Io sto facendo la parallela ciclabile, ok? Scusate se vi ho annoiato e rotto, proseguo. Ragazzi, allora ce l'ho fatta, è stata dura perché sembrava tutta un salite, discese, pianure eccetera, ma sull'ultimo tratto è abbastanza impegnativo e comunque il posto è veramente bello, si passa, come accennato prima, si passa dall'Emilia Romagna alla Toscana, c'è proprio il cartello, spero di essere riuscito a inquadrarlo, e c'è un vento veramente bello, bello, qui vengono sfruttate le pale eoliche, c'è l'energia eolica del vento perché c'è un vento veramente forte e che dire, sei quasi fuori dal mondo, insomma, non siamo in una montagnona, però insomma sono sempre cose emozionanti. Allora, io dicevo alimentazione, stamatina ho fatto una colazione con cereali, vabbè, cereali vari, latte di soia, yogurt, marmellato, insomma, un mistone, passano le moto per qua, un mistone, un po' di tutto, yogurt greco. Poi invece dietro mi sono portato due panini arabi con dentro la Nutella, proprio a manetta, energia, due panini arabi con dentro la Nutella, barrette e gel, e due banane. Questa è l'alimentazione che io devo praticamente assumere durante questi 90 km, credo di chiudere i 90 km, attualmente ne ho fatti 45, speriamo di tornare a casa. Ripeto, è stata davvero, davvero impegnativa, c'è stato un momento, sono sincero, c'è stato un momento che dico, io qua torno indietro, perché ho il contachilometri anche dalla bicicletta rotto, quindi non vedo, cioè non mi rendo conto praticamente dei chilometri che stanno andando. Dai, ci vediamo alla fine del video per darvi ancora qualche piccolo consiglio.
questo video finisce qui, finisce a casa, come è iniziato a casa, finisce a casa. Allora, niente, io volevo sottolineare il fatto dello sport, del ciclismo. Sottolineare nel senso che, come ho detto nel video dei 200 km che ho fatto, che lo lascio qui cliccabile nella scheda, comunque anche in descrizione, è uno sport veramente duro e difficile, che implica tanti tanti sacrifici. Io volevo sottolineare il fatto, come ho detto anche prima, che oggi per la seconda volta in 6 anni mi è capitato di aver voglia di dire basta, io a un certo punto adesso piglio e torno indietro. Perché l'ultimo tratto è stato davvero impegnativo, io pensavo fosse salendo tutto quanto così, però l'ultimo tratto sono dovuto andare su e ho fatto 900 metri di dislivello, quindi il passo della Raticosa è 1010 metri, e quindi effettivi sono 900 metri di dislivello. Veramente duro, mi si è aperto uno scenario incredibile che non avevo mai visto, le montagne che sono nel Bergamasco sono una cosa, qui siamo negli Appennini e è un tutt'altro pedalare, è comunque una montagna. Il fulcro è quello appunto della bici. È uno sport di sacrificio, è uno sport dove ci vuole cuore, testa, gambe, ma come mi ha detto, e qui mi sono preso degli appunti, come mi ha detto Stefano del negozio Master Bike Race di Ozzano delle Miglia, che mi trovo qua, quindi ripeto, Master Bike Race Ozzano delle Miglia. Come ha detto Stefano, parlando, ci siamo detti, io appunto ho potuto questa frase qua, ma in questo sport ci vuole testa, gambe e cuore. E lui, senza guardarmi, mi ha detto, soprattutto testa. E mi ha fatto per l'ennesima volta riflettere pensando all'avvenimento che è successo, che è accaduto oggi. Quindi, testa, soprattutto testa. Ah, apro la parentesi, perché sto salutando lui e il team di Master Bike Race, perché comunque prima di questo giro ho fatto dare una controllatina alla bicicletta prima di partire, chiusa parentesi, da loro. E quindi niente, vi ripeto, pensateci bene, e io vi ringrazio per l'affetto dimostrato fino ad oggi, è stato un allenamento veramente duro, c'è stato un tratto che ci sono stati 45 km, 45 gradi di temperatura, allucinante, lo provate tutte. Sono partito col fresco, su al valico, al passo c'era il vento fresco, come ho detto, si stava benissimo, poi giù, discese veramente lunghe che non avevo mai fatto. Bello, ho toccato quasi gli 80 km orari in discesa, quindi la bici si è comportata bene, ringrazio ancora il team e niente, tutto qua. Che altro dire? Magari se mi viene in mente qualcosa vi scrivo tutto qua sotto, altrimenti mi prolungo troppo come sempre. Se vi va, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto.